Voi non conoscete male la Torre Sobiedo, vedova Saint-Jean. Vi giuro che vi farò pezzettini, ve lo giuro, e poi vi mangerò crudi. Poniglia, sei tu? Sei venuto a salvarmi? Vieni, per favore, amore mio. Vieni. Boniglia, Boniglia, non mi spaventare. Tesoro, amore caro, sei tu? Riposava, madame. No, non guardarmi. Fuori dalla mia stanza, fuori, schiavo! Che fretta ha, signora. Le voglio mostrare l'ultima moda in fatto di immagini dell'orrore. No! Slegami, slegami e dammi le foto, subito! Guardi, guardi com'è affascinante la signora madre. Quella che riempie la testa della figlia di sciocche bugie da dire al mio signore. No! Oh, con quel bel neo le manca soltanto la scopa ed è perfetta! Ti strapperò gli occhi, te lo giuro, per avermi vista così, brutto servo traditore. Allora dovrà andare a Cricoragan. No. A Monaco. No. E in tutte le case reali a strappare occhi, signora. Se non vuole che spedisca le foto, confessi tutte le nefandezze che ha commesso in questa casa. Le dica a tutti, a cominciare da me. Ricordati che io sono sempre la tua padrona. E tu solo il mio schiavo servitore. Sorpresa! Oh, Boniglia, amore mio, finalmente sei venuto a salvarmi. Claudio Boniglia, alla riscossa. Ora ti slego. No, no, non guardarmi, non guardarmi, non farlo. Te lo chiedo per favore. Prima mettimi la parrucca. Ma cosa dici? Così mi piace di più. Pelatina Torre Sovieti. Zitto, sciocchino. Prendi la parrucca e mettimela. Non mi tocchi, non mi tocchi, abbiamo il diritto di vedere. Siamo onesti cittadini che pagano le tasse. Sì, 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 ho capito, ma adesso sparite. Libertà per Flor! Libertà per Flor! Libertà per Flor! Non ci fanno vedere Flor, la tengono rinchiusa lì dentro. Flor, un momento, un momento. Smettetela o chiamo il giudice. Chiami anche sua nonna, noi vogliamo vedere Flor. Basta, basta, ho detto, basta. Flor! Bambini! Flor! Nessuno mi impedirà di abbracciarvi. Come stai? No. Permesso? Sono molto occupata. Sì, ma volevo... Delfina, che fai qui? Sono venuta a parlare con il giudice. Affinché affidi i bambini a te, io preferisco rinunciare. Scusa, scusa, come hai detto? Non voglio continuare a vivere in una casa dove pensano che io sia un mostro. Mi scusi, dottoressa. Sì, stavo appunto rivedendo il suo caso. E allora? È molto più chiaro di quanto pensassi, sa? La signora, vedova Fritzenwalden, è la tutrice naturale dei minori. Sì, ma adesso è mia moglie. Ha maggior ragione, signore. Dovrebbe sentirsi soddisfatto. Soddisfatto? Guardi che il giudice precedente l'aveva dichiarata inetta. Inetta! Ma e poi come... c'è qui il dottor Segura per... Ma chi può giudicare con un semplice test se qualcuno è migliore o peggiore di un altro? Appunto. E poi, rispetto al signor Segura, la sua testimonianza l'ha rilasciata senza pressioni e in pieno possesso delle sue facoltà mentali. È tutto chiaro. Quindi la signora può svolgere tranquillamente il suo ruolo di tutrice. Questo è il mio verdetto. Senza possibilità di appello. Il caso è chiuso. No, 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 no. Lei sta commettendo un errore. Questa donna è una manipolatrice, è una bugiarda, è una disonesta. Signor Calderon, questa corte ha già deliberato. No, 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 è una cosa ingiusta. Questa donna è una bugiarda, è un infedele. Queste sono questioni private. La giustizia è al di sopra di tutto questo. I vostri problemi personali non sono cose che posso giudicare io. Se avete problemi di questo tipo, fate terapia di coppia. E ora, per favore, se ne vada. No, Massimo, ascolta, cerchi di ragionare. La prego soltanto di togliere la decisione folle degli arresti domiciliari alla signorina Florencia Santicia. Il giudice, mio collega, l'ha già stabilito. O allontaniamo i ragazzi da quella donna, o allontaniamo la donna dai ragazzi, portandoli in un collegio. Lei che cosa preferisce? La situazione rimarrà così... fino a quando Florencia Saint-Jean non avrà finito di scontare la sua pena. E adesso, se non le dispiace... Non se... toccarmi. Ma... C'è cascato, brava! È stata molto brava, efficace. Meglio del previsto. Meriterei uno zero in più. Fatto, malala...
Libera come un'uccellina. Grazie, Poniglia, sei il mio idolo. Ma adesso su, raccogli le foto, forza. Sì. Oh, che è successo? Pensavi di farcela con me, non è vero, lurido verme strisciante? Ma chi pensi di essere? Sono un uomo onesto, disposto a combattere il marciume e a difendere il suo padrone fino alle estreme conseguenze. Sta zitto, chiudi quella bocca, stupido! Dammi quei negativi. Io non li ho, ma anche se dovessi averli, non glieli darei mai! Io ti strangolo! Boniglia, vieni subito qui. Arrivo. Segui quello sciagurato e recupera quei negativi. Senz'altro, i tuoi ordini sono desideri per me. Io lo farò per te. Flor, devi tornare a casa. Sì, lì è il tuo lavoro, hai noi tutto, Flor. No, ragazzi, non è così semplice. Il giudice ha preso la decisione sbagliata e non riesce ad aprire gli occhi. Ma le streghe si stanno rinforzando e prenderanno il controllo di tutto. È terribile, Flor. No, no, ragazzi, state tranquilli perché Massimo farà in modo di risolvere questo problema. Massimo da solo non ce la può fare, abbiamo bisogno di te. Stiamo facendo pressione su Malala, ma le streghe hanno armi troppo potenti. No, non dire così, loro non hanno nessun'arma. Mentre noi abbiamo quella più potente, l'amore. Ci vogliamo bene, siamo forti, uniti. Vedrete che vinceremo. Vi prometto che vinceremo. Oh, sì, credete a Flor. Nulla cambierà, stupidi. C'è un nuovo giudice che ha riconfermato la sentenza. Oh, voi siete i miei polletti. Polletti allo spiedo. E tu, povera illusa, continuerai agli arresti domiciliari fino a quando non marcirà. Ma di che cosa stai facendo? Perché la fate uscire? La rinchiuda! Sì, signora. No. Andiamo, finita la distrazione. Andiamo, forza. Io vi amo con tutto il cuore e andrà tutto bene, ragazzi, davvero. La pagherai, strega, la pagherai tutta insieme. Oh, sì? Allora comincia a fare i conti che poi ti pago, stupido. Andatevene a casa. No, ce la pagherà. Andiamo, torniamo a casa. Ma senza di te, perfida, andiamo. No, ciao, ragazzi, ciao. Non è possibile, non è possibile che sia tutto così complicato. Io sono rinchiusa qui dentro, il mio Massimo ha il cuore spezzato e i ragazzi sono soli. E poi sarà vero quello che mi ha detto quella perfida di Delfina? Sai che cosa faccio? Adesso telefono a Massimo e mi tolgo ogni dubbio. Dimmi, Flora, amore mio. Amore mio, dimmi che non è vero quello che dicono quelle streghe. Dimmi che non è vero e che il giudice non ha confermato la sentenza e che tutto tornerà come prima. Dimmelo, ti prego. Purtroppo no, Flor. È tutto vero. Ma ti prometto che parlerò con un avvocato e vedrai che... No, no, perché è così difficile tirarmi fuori di qui? È ingiusto che io sia stata rinchiusa perché l'hanno fatto, non è giusto! Flor, tranquillizzati. Tranquillizzati, amore mio. Non importa quello che dice la legge, i giudici, gli avvocati. Io ti prometto che vinceremo questa battaglia. Lotteremo fianco a fianco insieme. Io e te. Ma che cosa faremo, amore mio? Abbi fiducia in me. Io ho tanta fiducia in te, l'ho sempre avuta, Massimo. Ti amo. Ti amo. Ti amo. Oh, accidenti. Ma come posso essere così stupido? Lo amo con tutto il mio cuore. Però non posso rimanere qui. Io non sono quel tipo di principessa che rimane rinchiusa in attesa che il suo principe azzurro la liberi. Devo fare qualcosa. Cosa faccio? Devo confessarle qualcos'altro. Di che si tratta? Che è successo? Non gliel'ho detto prima perché vedevo che stava male. Oh, che altro c'è adesso? L'avrebbe scoperto da qualcun altro. Evaristo, cosa c'è? Parla, per favore, e vai al punto. Abbiamo visto la signora contessa che baciava Lorenzo. Oh. Lei ha detto che è stato lui a importunarla. Ma sa molto bene che ogni volta che si incontra con un uomo, tira fuori questa scusa. Ricorda suo cugino secondo, signore? Non so perché, ma non mi meraviglio più di niente. Di niente. So bene, lo sento qui. Che Flor non mente.
E sento sempre più forte la sensazione che Delfina è una cattiva persona, Evaristo. Ma deve dirmi la verità. La voglio sentire dalla sua voce. Se lo scordi, lei non lo ammetterà mai. Se lo scordi. Sì, è vero. Evaristo. Solo in punto di morte potrebbe farlo. Grazie. Tranquilla, Malala. Claudio Boniglia, della Carcova Insua, legittimo sposo di un matrimonio stupendamente consumato, pulirà la tua immagine. Quanta tensione, forse un po' di liquore mi calmerà. Boniglia, 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 trova quei negativi, ti scongiuro. Oh. Cosa vuoi ancora, rompiscatole? Bene, quello che voglio. Parla, altrimenti tutto il mondo conoscerà la tua testa pelata. Oh. Maledizione. Dove nasconderei io i negativi delle foto di Malala pelata se fossi un moccioso delinquente? Pensa, Claudio. Io non ci credo, il mio fumetto preferito in edizione speciale. Allora, mammina, spedisco le tue foto o no? No, non puoi farmi questo, no. Io posso fare questo e molto, molto di più. Tu non mi conosci, Malala. Confessa tutto quanto o vedranno le tue foto in tutto il mondo. Va bene, aspetta, d'accordo. La verità è la verità. Non mi importa delle conseguenze. Che bella frase. La verità è la verità. Non mi importa delle conseguenze. L'ho fatto per i soldi. Solo per i soldi, sì. Perché sono stanca di lavorare così tanto. Sono stanca. Sangue, sudore e lacrime per rimediare soltanto pochi spiccioli e non potere mai avere quello che merito. Non è possibile. Tutto ha un limite. Smettila di inventare e parla! I Challenger costruiscono armi e bombe per i ribelli. Sì, Loi, non può essere stato uno di loro. Oppure sì. Continua. Grazie, mio eroe. Mille grazie. Claudio Boniglia, sei il socio di un eroe e sei un genio. E va bene! Tu non sei quello adottato. Cosa? Perché non la smetti?